Grazie Presidente. 3 minuti sono pochi, però cercherò di stringere. Allora, prima di tutto credo che una cosa deve essere chiara, che il fosso della Cecchignola non si tocca. Il fosso della Cecchignola deve rimanere quella radura verde di fauna e flora importantissima per quel quadrante della città. Ed è per questo che tantissime associazioni, come ha appena detto il consigliere che mi ha preceduto, lottano da anni perché questo prolungamento di questa strada via Kobler non deve essere fatto, non deve essere realizzato sul fosso della Cecchignola. È una storia che chiaramente viene da lontano, atterrano centinaia, migliaia di metri cubi grazie alle compensazioni edificatorie di Veltroniana memoria, ahinoi, su quel quadrante della città come su altri, ed è chiaro che ci sono problemi poi di mobilità. Ma è una cosa è chiara che questa via Kolbler, che in questo momento attraversa un quartiere, Cecchignola Sud, è molto appetibile, ma lo è nel momento in cui attraversa il fosso della Cecchignola. Ed è per questo che ci sono molti occhi, molte mani sulla realizzazione di questo percorso. Ma insieme alle associazioni, e non solo associazioni, insieme a tutti i cittadini, è chiaro che anche noi siamo contrari a questo attraversamento sul fosso che deve rimanere appunto un posto dove ancora i falchi, le volpi o altre specie rare di animali vivono e anche di specie di alberi e di macchia mediterranea. Quindi è importantissimo che oggi questa maggioranza esprima chiaramente, come lo sto facendo io a nome di tutti, questa contrarietà. Perché chiaramente come ex consigliere del municipio nono in opposizione abbiamo sempre ascoltato e siamo sempre stati vicini a queste associazioni. E voglio dire anche un'altra cosa, un po' questo mi dispiace perché speravo insomma in qualcosa di più dai colleghi che siedono su questi scranni. La mozione portata oggi è un copia e incolla, devo dire la verità, esattamente della mozione portata da Fratelli d'Italia al municipio nono, al consiglio del municipio nono. Allora è chiaro che questa mozione atterrata al municipio nono, ma condivisa con la maggioranza Movimento 5 Stelle, la quale maggioranza ha apportato delle modifiche, è stata poi approvata all'unanimità, perché questo significa due cose: uno, che chiaramente è molto sentito l'argomento e che si è d'accordo; due, che la maggioranza Movimento 5 Stelle, che io oggi rappresento qui in Assemblea Capitolina, ha comunque voluto mettere nero su bianco lo stralcio dal PRG appunto di questa realizzazione della strada. E sono insieme ad altre modifiche che chiedo al consigliere Di Priamo se vuole apportare alla loro mozione, così come la maggioranza Movimento 5 Stelle ha apportato alla mozione in sede di consiglio municipale, per renderlo univoco. È chiaro che in questo modo vengono ripetuti gli intendimenti che già sono stati espressi nel seno del consiglio del municipio nono. E sinceramente questa reiterazione non la capiamo, perché il movimento già col Presidente si è mosso, già la mozione è arrivata all'assessorato dell'urbanistica di Roma Capitale. Però una volta che questa mozione è approdata anche qui, allora rendiamola uguale, visto che uguale era il contenuto, rendiamola uguale a quella votata al municipio nono, di modo tale che c'è unitarietà di intenti da parte anche dell'Assemblea Capitolina. Quindi chiedo al consigliere Di Priamo se accetta di vedere alcune modifiche da apportare alla mozione, tra le quali, ripeto, la più importante è proprio quella sullo stralcio dal PRG. Lo leggo: che venga avviata la procedura di stralcio dal PRG vigente del prolungamento di via Kobler fino al prolungamento di via Lauro Gaurico, per
perché è chiaro che è importante che sia messo nero su bianco la contrarietà. È chiaro che poi l'assessorato all'urbanistica dovrà procedere a tutte le verifiche del caso e quindi ben venga anche il suggerito tavolo tecnico da parte del consigliere Di Priamo, di nuovo con lo Stato Maggiore dell'Esercito, perché sarà importante il dialogo, di riaprire un dialogo e di trovare un equilibrio affinché questo prolungamento della strada di Via Kobler passi da tutt'altre strade, che non sia chiaramente spostate verso appunto la città militare, che non sia chiaramente il fosso della Cecchignola. Quindi chiedo al Presidente De Vito se può darci anche 3 minuti per concordare queste modifiche. Grazie.